Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Sfida tutta da seguire quella di oggi tra Inter e Genoa. Tutto pronto per il match dell'Inter, che ne pensi Stefano? La stagione non sta andando come previsto e questo ha creato più di qualche malumore fra i tifosi e anche i dirigenti. La posizione attuale di centro classifica non può, non deve soddisfare una squadra partita per puntare più in alto. Urgono provvedimenti immediati. Ecco la formazione della squadra di casa. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Stefano, ti convince la loro scelta di scendere in campo col 3-4-3? Non è un rischio eccessivo? Beh, forse, ma se l'hanno scelto, evidentemente deve essere il modulo che esalta più di ogni altro le qualità dei singoli a disposizione del tecnico. Calcare il prato di San Siro è il sogno di ogni bambino che punta a fare il calciatore. Stefano, tu hai avuto questa fortuna e ce lo puoi confermare. Ah, un'emozione unica, indescrivibile, di quelle che ti porti dentro tutta la vita, anche a distanza di tanti anni. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Partita che comincia con l'Inter in possesso. Medel guadagna metri verso l'area. João Mario e il pallone se ne va via. Candreva, ottimo intervento senza fronzoli. Rimessa laterale in zona d'attacco. Candreva. Palla recuperata, azione interrotta. Si avvicina all'area. Lazovic. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo subito. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È un giocatore bravo nell'1-2, con cui riesce spesso a eludere la marcatura dei difensori e liberarsi al tiro, o a servire un compagno smarcato. Ottimo il dive vai. Ci sono metri a disposizione. La manovra interrotta senza problemi. Perde palla. Banega. Candreva. Sarà dunque rimessa laterale per i nerazzurri. Guadagna metri, palla che filtra benissimo, ottima la chiusura difensiva. Medel. Prova a sorprenderlo, splendido il tiro che finisce alto. È stato fermato dal difensore. Ottimo il tocco. Ottimo intervento.
Icardi. Si mette di mezzo l'arbitro. Calibra male il passaggio, regala dunque la touche. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Che grande intervento! Ocampos. Perde palla. Rigoni. Perisic. Icardi. Prova l'avanzata l'Inter. Cercano il buco della difesa avversaria. Icardi. Ottimo intervento del portiere. È arrivato il gol del vantaggio. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Ha mostrato tutto il suo fiuto del gol in questa azione. Grande anticipo sulla difesa dopo la respinta del portiere. Partita che finalmente si è sbloccata, non è che ci avesse sofferto molto fino al momento del gol. Dovranno spostare il baricentro in avanti alla ricerca del pareggio. La partita potrebbe accendersi. Occhio al suo movimento. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Parata straordinaria di Handanovic, come un gol. Medel, ottimo l'intervento del portiere. Medel, pericolo, ecco il tiro. Buona l'intenzione, ma conclusione larga. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Laxalt. Occhio, cerca l'area di rigore. Mantengono il possesso del pallone, prova in porta. Il portiere in presa sicura. Medel. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Trova bene la profondità. Prova ad andare. Laxalt. Poteva essere il pallone buono per il pareggio. E questa è una grande occasione sprecata. Perso il pallone. Pallone che torna in possesso degli avversari. Perisic. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. C'è spazio per andare. Attenzione, pericolo.
Rigoni. Ottimo pallone filtrante. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Palla nuovamente in possesso. Lazovic. E il pallone se ne va via. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Un cambio questo che nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra che è sotto nel risultato. Guadagna metri verso l'area. Medel. Candreva. João Mario. Cercano di aprire la difesa avversaria. Ottima lettura difensiva. Ansaldi. Banega. Varagna metri. Grande giocata. Banega non trova la porta. Grande occasione. Avrebbero potuto prendere il largo qui. Banega. Candreva. Prova l'avanzata l'Inter. Assuma dunque l'azione d'attacco. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Palla in mezzo dopo un buon intervento. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Il pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio, vedremo. Banega, occhio al tiro, attenzione, ecco il gol! E adesso c'è veramente un margine pesante di vantaggio. Rivediamo il gol appena realizzato da lì. Un replay che ci permette di apprezzare meglio il gesto bello dell'attaccante. Sembra facile far gol del genere, ma bisogna annusare la pericolosità dell'azione. Lui c'era, lì davanti, si è fatto trovare pronto al momento giusto. Incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Passaggio intercettato. Palla vagante adesso. Perisic punta l'area. Occasione per l'Inter. Ha spazio, prova. Occasione dalla bandierina per l'Inter. Ci sono metri a disposizione. Perisic, portiere che si allunga e sventa la minaccia. Finisce qui
Vittoria per l'Inter. Vittoria e reti inviolate, un grande segnale di solidità. Beh, questa è la risposta più importante per un allenatore. Si parte dalla difesa e oggi ha giocato veramente bene. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Una prestazione sicuramente positiva la sua. Si è speso molto in attacco, trovando il gol e sfiorandolo in altre occasioni. La vittoria finale è anche merito suo. Portiere che si allunga e sventa la minaccia.